una partita difficilissima, soprattutto perché il Genoa ha cambiato allenatore, quindi sicuramente avrà una reazione positiva. Quando un allenatore come Gasperini, dopo tanti anni che aveva fatto bene, era qui, ci può essere un attimino di assestamento. Benvenuto allo stadio di Marassi, dove vi salutano Nicola Roggero e Claudio Onofri. Sfida tra il Genoa ed il Bologna, ci sono 16 scudetti in campo, due squadre che però in questo momento devono dimenticare la storia, devono dimenticare il passato anche recente, perché si trovano a quota 11 in classifica, dunque devono assolutamente fare punti. Adesso a Rudolf, si accentra bene il Maggiano, può provare la conclusione, Viviano si oppone con una grande parata. La finta di Mesto, adesso può andare a cross dalla linea di fondo, parte il suggerimento, arriva Rudolf, palla di poco alto sulla traversa. Appunto il corner, Viviano in questo momento di pugno, attenzione perché la palla si impenna, resta lì, Crisci di testa, si sviluppa la mischia, ancora Criscico. Siamo aggressivi, non abbiamo concesso poco e niente. Siamo andati vicino al gol, ora bisogna segnare per forza. Però. Adesso Veloso a girare la traversa! Per Criscito, propone per Toni, attenzione, Milanetto al limite, prova Milanetto! E il Genoa si porta in vantaggio al 36esimo della ripresa! Gran gol di Omar Milanetto! E questo è veramente un gran gol di Milanetto. Ramirez, il corridoio per Di Vaio, in area prova Di Vaio, Bologna vicinissimo al pareggio con Marco Di Vaio. Finisce qui, il Genoa batte il Bologna per una rete a terra, decide il gol di Milanetto, esordio vincente per Ballardino. Avevamo una situazione brutta di classifica e non siamo abituati, quindi è importante tirarci fuori subito e cercare di fare il massimo.